Il concetto di artigiano è per molti incarnato da prodotti tradizionali, legati all'arte, al passato, alla storia di un luogo. L'artigiano in realtà coniuga da sempre tradizione e innovazione, sospinto dal desiderio di migliorarsi. Vivere di innovazione significa, da un lato, avere idee nuove tutti i giorni, e dall'altro sicuramente mettere in pratica concetti che già esistono, ma in dei settori particolari. Io volevo dimostrare che non solo fosse possibile coltivare senza la terra, perché idroponica vuol dire coltivare senza la terra, ma volevo dimostrare che si potesse coltivare senza avere malattie e quindi avendo un prodotto di altissima qualità. Il rapporto fra spazi urbani e quelli agricoli è cambiato radicalmente con l'inurbamento di gran parte della popolazione mondiale. Oggi più che mai è necessario sviluppare nuove tecnologie capaci di garantire la qualità del prodotto che consumiamo e soluzioni produttive a basso impatto ambientale. Anche nell'ambito dell'energia rinnovabile ci sono artigiani che lavorano per un'innovazione capace di adattarsi alle esigenze di ogni cliente e sono già sulla buona strada. Oggi si parla tanto di fotovoltaico e di rinnovabili, ci sono anche nuovi temi, le comunità energetiche, nuovi modelli, meccanismi. La comunità europea mi sembra che sia stata abbastanza chiara, si parla entro il 2030 di un 65% coperto da fonti rinnovabili. Oggi siamo a poco più di un 40%. Lo stretto legame affettivo con i territori in cui operano predispone gli artigiani a una costante riflessione sull'esigenza di trovare un equilibrio tra l'impatto generato dalle attività umane e la loro sostenibilità. Avere una grande storia implica anche avere un occhio anche in prospettiva. Quindi quello che cerchiamo di fare è di impattare il meno possibile sull'ambiente. Le mie serre usano il 90% di acqua in meno rispetto ad una coltivazione tradizionale. Lavorano, in gergo si dice, a ciclo chiuso, che vuol dire che tutte le acque che entrano, quelle che non sono mangiate dalla pianta, vengono riprese, sterilizzate e rimesse in circolo. Avere una produzione a chilometro zero. Questo soprattutto per dare valore al territorio, dare valore ai nostri artigiani e cercare di arrivare a una ricchezza collettiva. La cosa importante è avere una visione a lungo termine. Dobbiamo già sapere oggi chi vogliamo essere tra 5 anni, tra 10 anni. Nel 2050, se è vero che avremo tantissime megalopoli, chi coltiverà per noi che saremo in città? Se io ti do uno strumento che è tecnologicamente molto avanzato, domani io immagino che potrò avere, come c'ho il grattacielo residenziale, c'è il grattacielo vertical farm che sfama l'intera città.